Alla pallacanestro Cantù non è bastata la voglia di riscatto. In un palabanco desio gremito, oltre 5.000 tifosi presenti sugli spalti per sostenere la squadra bianco-blu, ad avere la meglio l'Olimpia Milano, 74-101 il finale del 166esimo derby in Brianza, match valido per la nona giornata di campionato. La squadra di coach Simone Pianigiani, capolista con 9 vittorie su 9 incontri finora disputati, alla pallacanestro Cantù targata Acqua San Bernardo, prima partita ufficiale per il nuovo title sponsor, non riesce il miracolo battere Milano. È stato un giorno difficile per noi, spiega a margine della partita coach Evgeny Pashutin. C'eravamo preparati a giocare una buona difesa al fine di controllare il ritmo della partita. Nei primi tre quarti siamo riusciti a rimanere vicini agli avversari, poi nell'ultimo periodo, quando l'Olimpia ha incominciato a segnare un canestro dietro l'altro, ci siamo persi. La squadra canturina, dopo una partenza positiva, si è persa nell'ultimo quarto, non riuscendo a reagire contro la squadra avversaria. Nel quarto periodo non abbiamo più difeso. La risposta a questa partita sono proprio i 37 punti presi negli ultimi 10 minuti. La difesa non è stata accettabile. È una mia responsabilità far capire questo alla squadra. Abbiamo giocato male, soprattutto alla fine, commenta ancora il tecnico russo, che conclude: quando si perde, ma ogni volta che si perde, poi bisogna essere in grado di reagire. Senza dubbio la prossima volta dobbiamo cercare di risollevarci. Bisogna giocare da squadra. I canturini proveranno a riscattarsi nella prossima gara, trasferta di Brescia, domenica 16 dicembre contro la Germania nel nuovissimo Pala Leonessa.